È arrivato Burianzi, certo, che bello questo gelo, io lo amo. Il gelo è stupendo. Comunque sono stupende anche le mie extension, ragazzi, scusate, eh. 1 metro di capelli, ve li faccio vedere. Cioè, guardate dove arrivano. E visto che ci siamo, guardate anche il punto vita. Eh? È molto stretto. Ciao Giacomo, amore, mi mancate tanto anche voi. Vi penso sempre, tu Angelo. E Anna Fiore, vi amo tanto. Sono dei miei amici catanesi, che amo tantissimo. Sono delle persone straordinarie. Giacomo, Angelo e Anna Fiore, ovviamente non si chiama Anna Fiore, ma noi c'è tutta una motivazione per la quale la chiamiamo così. E sono delle persone straordinarie. Poi vabbè, tutti sanno che io amo immensamente la Sicilia, che è una terra meravigliosa. Come amo tanto la Sardegna, ma poi, ragazzi, la nostra Italia è talmente tutta bella, l'Italia è tutta bella, veramente, credo sia uno dei paesi più belli al mondo. Ciao caro l'amore! Bene tesoro, sto da, grazie. Sì, la mamma sta benissimo, grazie. Ciao Giusba! Ciao amore. No, non sono capelli asiatici, sono russi. Sì, la voce è tornata, non è ancora al 100%, però è tornata. Grazie al lavoro fatto dalla mia logopedista Patrizia, che è stata straordinaria, grazie al mio impegno. La mia dedizione, perché io volevo ri assolutamente riacquistare la mia voce, e quindi è stato tutto un susseguirsi di cose. Luca, amore, scusami, ma ieri, guarda, hai ragione, perdonami, ci rifaremo, ma è andata così, insomma. Mamma, gli fate delle domande pazzesche, la Penny ancora, la Penny. Come vi è rimasta impressa sta Penny? È vero, oggi ero sui Navigli, sì. Ero andata a fare una commissione lì. Ah, ma io adoro quel cartone, è stupendo. È stupenda quella canzone, Anastasia, bellissima. Forse un giorno tornerà, il mio cuore lo sente. Di sempre sembra come un attimo, dei cavalli si impennano. È splendida. Non vi dimenticate che io praticamente. Ciao Angelo, amore mio! Io fino a luglio avevo 2 tubi in gola e non avevo un filo di voce.
Ah, ma che meraviglia, Elena Biolcatti, Tiziana Riva, stupende, che stupende. No, io non uso le parrucche, queste sono extension, amore. Le parrucche le uso forse ogni tanto quando lavoro perché mi piace mettere tutto il cotonato, le robe, ma io non uso, nella mia vita quotidiana non uso parrucche, ma bensì extension. Che Giusva, grazie, che carino. Abbiamo lavorato io e lui insieme a tanti altri a Padova, è stata una serata straordinaria. Mamma della Penny. Spice Girls mi sono tanto piaciute, mi piacciono tuttora, da sempre. Hanno fatto dei pezzi splendidi. Dola dalla Dolter! Dai! Dai! Hai visto che mi hanno chiuso? Hanno chiuso ancora l'orta, eh? Hanno chiuso a capo di quelli lì, eh? Colpa delle bianche! Dai! 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 Ecco, questo è il nuovo mood comunque, ragazzi. Dai! Questo è da dire, da dire! E vale per tutto, ovviamente, vale per tutto. A scuola, sul lavoro, vale per tutto, qualsiasi cosa. Dai! È comunque sinonimo di ribellione. Dai! Dai! Anche il tono è completamente fondamentale. Dai! Oppure, dai! 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 Questo è ovviamente stiamo trattando un'altra argomentazione. Oppure dai! Dai! È completamente diverso il tono, capite? Ha molte sfaccettature il dai! Dai! Può essere anche prolungato. Mamma mia! Sì, dovete, questo è il nuovo compito. Il nuovo compito è questo. Dai! Mamma, scusa. Questi penseranno. Io non ho nessuno sopra. Però, voglio dire, mi sentono perché sono all'ultimo piano, quindi comunque questi che sono a fianco mi sentono. Da domani dai, sì! Dai! Comunque occhiali fumé! Angel, occhiali fumé! Però comunque se io tolgo gli occhiali non vedo niente, perché purtroppo il Covid mi ha tolto la vista abbastanza, però comunque abbiamo cilea! Abbiamo cilea! Dai! Dai! Mamma! Allora, rimettiamo le lunette. Je mets encore le lunette parce que je ne vois pas. Je ne vois pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de crier pour moi? Je ne vois pas. Ma la domestica non c'è a quest'ora, amore, poverina, faccio stare alle 9 di sera qua. Alors je veux saluer tous mes fans de Paris, de la France. J'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup la France. Je viens, je crois, le mois prochain à Paris. Je ne sais pas encore. Allora.
Allora, vediamo. Dai! Dai! Può essere anche senza di. Dovete decidere voi in che circostanza dirlo, eh? Ha comunque una certa valenza. Ok? Ha comunque una certa valenza il dai. È comunque da rispondere, dai! È stupendo, io credo sia meraviglioso. Allora, voglio, vi do questo compito, voglio dei video dove dite dai! Ok? E io poi li ripubblicherò e vi taggerò, perché il dai è comunque ribellione, ci vuole in questo momento. Mamma, ma che caldo, mio Dio, ma io muoio qua dentro in casa oggi. Ti molto, molto particolari, molto elaborati compiti. Compiti elaborati. Nevica? Io ho la finestra aperta, non vedo che nevica. Ma magari nevicasse, io amo. Al datore di lavoro dovete dirlo, ok? Non ci sono altre parole, c'è solo un dai! Questo è da dire a un datore di lavoro. Quante pellicce hai? No, non me lo fare dire, ti prego che poi questi. C'ho voglia. Magra, corpo nodoso, sì, amore, quella era la Penny, Angelo. Sai tutta la storia della Penny. Amore, i vicini, cosa me ne frega dei vicini? Io comunque ho dei millesimi. Comunque ci sono millesimi. E non solo ci sono millesimi, ci sono punti vita. Ci sono comunque capelli di 1 metro russi, ok?